a tutti, io sono Ilenia e benvenuti nella mia prima recensione. Come primo libro ho scelto il primo libro che io abbia mai letto in tutta la mia vita. Sto parlando di Qualunque cosa per salvare un cane di Phyllis Reynolds Naylor, credo di aver pronunciato bene il suo nome. L'autrice nasce in Indiana nel 1933 ed è soprattutto conosciuta per libri per bambini e young adult. Qualunque cosa per salvare un cane è stato pubblicato nel 97 da PM. Io ho questa edizione bellissima, un po' rovinata, però mi piace tantissimo perché mi ricorda molto la mia infanzia, essendo stato uno dei miei primi libri. Questo libro racconta di un bambino che vive in campagna e un giorno, durante le sue avventure in campagna, viene inseguito da questo cagnolino adorabile, molto malnutrito e pieno di ferite, comunque messo molto male, e quindi decide di aiutarlo, quindi in segreto dalla sua famiglia, dai suoi amici, gli dà da mangiare, lo cura, lo porta a spasso, insomma si prende cura di questo cane. Poi scopre che in realtà questo cagnolino ha un padrone, questo signore brutto qui dietro, che maltrattava il piccolino qui. Mi sto tornando bambina. E quindi il bambino cerca, che non ricordo come si chiama, scusatemi, dovrei andarlo a leggere. Marty decide di iniziare un combattimento, una lotta contro questo padrone per tenersi il cagnolino, anche perché Marty ha capito che è stato proprio lui a non prendersi cura del piccolino. E alla fine ovviamente vince questa lotta che fa contro il padrone, questa sfida, anche contro se stesso, perché ha dato veramente tutto se stesso per ottenere la fiducia sia anche dei suoi genitori e soprattutto del piccolo cagnolino, che non, perché non voleva assolutamente abbandonarlo e prendersi cura di lui. Io abbia avuto sempre il desiderio di avere un animale in casa, ne ho avuti tanti, tra canarini, uccellini, insomma, pesciolini rossi. Però ovviamente io, abitando in un appartamento, non ho mai potuto avere un cane, un gatto. Ho sempre voluto bene ai miei animali, purtroppo poi sono morti, vabbè. Però non ho mai potuto provare cos'è veramente l'amore, l'affetto che ti dà un cane o un gatto. Questo libro è stato parte della mia infanzia per tantissimo tempo, non si sa quante volte l'ho letto, forse dopo questa recensione lo rileggerò, anche perché si legge molto facile, essendo un libro per bambini. Però lo consiglio a tutti perché credo che nonostante sia un libro per bambini, insegni cos'è la fiducia, cos'è l'amore, non solo verso la propria famiglia, ma anche verso un animale che ti può ripagare veramente con tantissimo affetto. Consigliatissimo questo libro, soprattutto ai bimbi che vogliono iniziare a leggere. Questo è Dai partire dai 9 anni, scritto qui, a partire dai 9 anni, perché è un libro arancione. Io ovviamente quando ero piccola associavo il colore del libro all'età, perché il battello a vapore fa così, associa una fascia di età al colore della copertina. Io ovviamente faccio recensioni troppo brevi, non lo so, consigliatemi cosa volete sapere più di un libro, perché non lo so, non so cosa dire oltre a queste cose. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E scusate per i treni che passano in continuazione, questo è il difetto di vivere vicino alla ferrovia. In descrizione trovate il mio profilo Instagram, quindi se mi volete seguire seguitemi anche lì, perché ci sono tutti i miei iscritti, soprattutto nelle Instagram Stories, non tanti post, ma nelle Instagram Stories ci sono tutti i miei iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!